Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati qui sul canale con un nuovo video. Oggi siamo finalmente, lo aspettavo da tempo, l'ho prenotato, me ne sono innamorato subito da settembre. Siamo su Titanfall. Allora ragazzi, penso che ormai ultimamente avete sentito benissimo parlare di Titanfall in tutte le salse. E anche io volevo proporvi un gameplay, quindi tanto ne facciamo uno normale. E l'online, io ho già giocato un po' di partite. Ok, sì, ci ho nerdato. E sto al 18 dopo 3 ore di gioco. Parecchio, quindi mi è bastato appunto per capire un po' la grafica, la meccanica del gameplay. E devo dire che è un gran bel gioco. Allora, un gran bel gioco non perché, che ne so, ci hanno giocato chissà chi, perché era tanto aspettato. C'è gente che dice assomiglia a COD, ma ragazzi, prima di parlare dovete provarlo, ma provarlo non giocare una partita, ma liberare la mente e pensare come se fosse un gioco qualunque, quindi con dei criteri, come si dice, dei criteri che valgano oggettivi, dei criteri oggettivi e non soggettivi, cioè del proprio gusto. Io naturalmente ne sto parlando bene perché Capo, questa è una battaglia ci ho sicura. già giocato e Utilizza tutte quindi le so bombe. benissimo com'è. Parti inserendo le tue classi che ti puoi fare dal livello 5 per quanto riguarda l'arma e al 10 per il titano. Allora, la grafica è molto stile rusher, nel senso bisogna correre molto perché comunque le mappe sono grandi e poi il parkour, ragazzi, cioè, è fantastico. Lo vedrete poi pian piano. Aspetta che divento invisibile. Sì, c'è anche l'abilità che può diventare invisibile, ragazzi. Vi do un calcio a questo. Oh. Ok, ed è ucciso. L'ho ucciso. Poi, adesso se volete, mentre monto sul titano, io parlo un po'. Allora, ragazzi, il gioco è bellissimo. A parte il fatto che completi una sfida al secondo, infatti fai un bordello di punti, però vabbè. Però, cioè, proprio la meccanica, il gameplay e il fatto, vabbè, è logico che la caratteristica principale è il fatto che puoi salire su questi robot e come sto facendo nel mio caso, andare sopra e distruggerli. Poi adesso mi hanno ucciso. Però, è logico che la caratteristica principale del gioco è proprio questi titani che scendono in campo. E devo dire, ragazzi, è veramente ben fatto tutto questo punto. Magari forse da migliorare un po' la grafica all'interno del titano, però per il resto è molto meglio. Io ho giocato alla beta, però quello che ho potuto giocare avevo dei problemi alla scheda grafica. Sì, dovevo settare un po' di cose, ma non vi sto qui a parlare dei miei problemi, ma del titano. Esploso. Beh, naturalmente tu inizi che tipo c'è delle classi, le classi sono assassini, ma ci sono anche le classi per i titani perché esistono di vari tipi. C'è quello d'assalto, quello da incursione appunto, quello invece un po' più stealth, che c'ha l'equipaggiamento invece pesante, e c'è invece quello con l'artiglieria, nel senso c'ha proprio l'armatura pesante, ed è quello, il tank del gioco. Non è il termine, scusate. E poi il fatto che a giocare non sono solo le due squadre formate dai giocatori online, ma anche delle squadre di robot e giocatori vari. Nel senso, ci sono dei soldati che sono controllati dai bot e servono a far numero comunque. Ed è una cosa molto carina. Poi il fatto che tu puoi interagire con i titani in qualunque modo, e poi il fatto, vabbè, del parkour. Questo è ovvio che, oddio, non ci sto capendo un cazzo. Ancora un po' da migliorare nel mio caso. È ovvio che puoi interagire con i titani, nel senso tu con gli alleati puoi salirci sui titani, puoi salirci sia per guidarli, quindi per controllare, aspetta se puoi dirlo, sia che fare da supporto, tipo nel mio caso, vediamo, però poi potrei esplodere. Meglio di no. Oppure ti puoi far dare un passaggio di tutte le tazze. Sì, grazie, sono arrivato. Ragazzi, io vi dico solamente di provarlo perché è un gran bel gioco.
so, fatemelo prestare da un amico, ma fatto sta che lo dovete provare, ragazzi. Aspetta, le armi antititano, sì, cioè la classe praticamente comprende tre armi, principale, secondaria e un'arma antititano, ma è praticamente inutile perché non gli levi nulla. È meglio salire come in questo caso sul titano e sparargli dentro finché, come avete visto adesso, non esplode. E abbiamo vinto. Infatti poi, una volta finita la vittoria, non è che finisce la partita subito, no, è come se fosse un cerchio di distruggere, avete una vita sola e dovete cercare di distruggere il mezzo di trasporto nemico, appunto la navicella che li condurrà appunto via dal gioco. Ecco, ad esempio, nel mio caso adesso sono morto, io adesso devo aspettare che loro distruggino la navicella. Quindi nel frattempo ne approfitterò per parlare, non so quanto sto registrando, perché no. La campagna, io sicuramente farò molti gameplay, aspettatevi molti gameplay con amici normali, divertenti, seri su questo gioco, perché io lo adoro particolarmente. Non so se si è capito da come sto parlando, però la campagna non è una di quelle solite. Innanzitutto non è in single player, è in multiplayer. Ma nemmeno è un multiplayer cooperative come avevamo visto su Warframe o su altri giochi tipo Left 4 Dead. E la campagna, solamente sono due, è come il multiplayer, sono due squadre. O come se fosse delle missioni in cooperative, che ne so, su giochi come Splinter Cell, delle missioni in cooperative online in cui c'è un obiettivo da fare. In questo caso, che ne so, può essere una campagna di prendere gli obiettivi, tipo domini, può essere una campagna invece di difendere gli obiettivi. E altre, oppure incursioni, uccidere i nemici, eccetera. E poi questo per quanto riguarda la campagna. Quanto riguarda il multiplayer, esistono delle modalità principali. Io adesso ho giocato all'oguramento e quello che sarebbe dominio, che è appunto di controllo. Però c'è anche una modalità che è solo con titani, che è come un last in standing o un cerca e distruggi, cioè tu inizi col titano. Alla fine chi è la squadra che è ancora in piedi vince. Normalmente non ci sono vite extra. In più hanno aggiunto queste qua. Queste vedete non sono carte, che ne so, di Yu-Gi-Oh! O dei Pokémon, ma sono carte che possono essere utilizzate durante il combattimento. Queste carte le potete utilizzare solamente una volta, però come vediamo molte ce l'ho doppione. Se volete facciamo a scambio, come facciamo una volta con le figurine dei cacciatori. E tu hai tre slot, all'inizio uno, poi sbloccherai quei livelli, in cui puoi inserirle e utilizzarle durante il combattimento. Ad esempio, vediamo che questa, ragazzi, l'ho messa, questa ti dà maggiore velocità, questa ti dà più esperienza con i titani. Che merda. Ognuna ha delle caratteristiche diverse, ognuno se le seleziona in base alle proprie necessità. Puoi crearti delle classi, anche la negra. Aspetta, ma questo che è? Rasta? No, la negra. E poi anche personalizzare i titani. I titani però all'inizio ne è solamente uno, perché gli altri li devi sbloccare completando la campagna in una delle due squadre. Perché sì, la campagna si differenzia in base alla squadra che prendi, se sei gli MC o la milizia, sarebbero gli alieni. Quanto riguarda fatemi controllare quanto stiamo, comunque vabbè, al massimo ve lo taglio, non vi preoccupate. E vi volevo solamente dire grazie. Sì, volevo parlare un po' anche, non dico del canale, ma degli andamenti in generale. A me non è che mi interessa come stiamo su YouTube, ma l'importante comunque è divertirsi insieme, magari farvi appassionare a qualche gioco diverso. Io ho cercato di spaziare un po' in quanto a videogiochi. Riprenderemo le serie che c'erano vecchie, era un po' di tempo non facevo video, ma riprenderemo le serie vecchie, quelle divertenti, si spera, quelle serie, si spera. E continueremo ad andare avanti. Per il resto godiamoci il gameplay. Ci ho preso da dietro. Oh no, dai. Dove è finita? Dove è finita? No. Vaffanculo. Ragazzi, ve lo dico, partiranno madonne pure qua con due code, Aspettate, da dietro! Madonna nera! Lo capirai, la mira zero.
Titan pronto tra pochi secondi, ok. Il cecchino! Ma ragazzi, il cecchino ve lo dico, non lo usate, una cagata assurda. Qua praticamente, con gli obiettivi che si muovono come me, cioè solo correndo, come puoi pretendere di prenderli con il cecchino? È impossibile. Semplice. È impossibile. Ecco, granata esplosiva di merda. Senti, utilizziamo una carta, tipo questa che mi dà velocità, giusto per farvi vedere come funzionano. Madonna, quanto sto correndo. Ragazzi, già non ci prendo da fermo, l'ho detto. Già non ci prendo da fermo, pensa se corro ancora di più. Vabbè, vedendo che era, aspetta, diventiamo invisibili. Ciao coglione. Un attimo. Il cecchino, non mi dire. Ah no, la carabina. Devo ben dire. Sì, se vedete questo problema mentre gioco, di quella righetta storta, non fateci caso. L'ho detto, è ancora da sistemare qualche cosa della scheda grafica. Boom! Lo so, l'animazione è gran epica. Epicness proprio al massimo. E poi per il resto la cosa più divertente del titano non è sparare, non è fare altro, ma la cosa più divertente di tutte è investire la gente. Vabbè ragazzi, io il gameplay direi di farlo finire qua perché non vorrei perderci troppo tempo. Non vorrei perdere troppo tempo, me l'ho spiegato, vorrei solamente dare un accenno con questo video. Vorrei solamente che ci giocaste, che lo provaste, fatelo per me, vi prego. Siamo in 117, provatelo almeno una volta per me. Almeno una, non mi chiedo tanto. Vabbè. Bella ragazzi. E bella ragazzi, vi lascio al prossimo video con questa animazione. Perfetta. Qui ragazzi, da Zeraraptor è tutto. Vi aspetto su Titanfall per prossimi video. Se volete aggiungermi su Origin ve lo lascerò sotto oppure ve lo copiate dal primo minuto di gameplay. Vedete voi. Dai ragazzi, qui è tutto.